Ciao a tutti, il mio nome è Demon93 e in questo video, come avevo già accennato, vi mostrerò il cacciapesante di livello 4 dei tedeschi, il 109B. Allora, il 109B è in effetti il primo vero cacciapesante presente nell'albero tecnologico tedesco, perché, come avete già potuto vedere, l'Ago 192 è sì considerato pesante, però il suo armamento è inferiore addirittura all'Ago caccia tedesco. Il Focke-Wulf 57 sì, è lì, possiamo dirlo, caccia pesante per caso, mentre invece il 110B è in effetti il primo vero caccia pesante, perché appunto ha un armamento superiore al caccia di stesso livello, 109B, il motore forse leggermente più potente, ma non me lo ricordo, controllo. No, è lo stesso. Meno che sia, ne abbia uno migliore, ma credo sia lo stesso. 109B, 109, no. Ah, 109, no, addirittura più potente, perché è collegato a quello di livello superiore, ok. Quindi il motore è più potente, le armi sono più potenti. Ha il mitragliere, che vi consiglio sempre di potenziarlo, anche se qua non vi dice nulla. Però ho potuto constatare per mia esperienza personale che se prendete quello di livello superiore, di solito fa più danni. Meno tecnicamente può fare più danni, ovviamente dipende dalle circostanze. Detto ciò, facciamo due partite per vedere appunto in azione questo aeroplano. Se siamo fortunati facciamo e la luff. Perché sì, 2, 3, 4 probabilmente, perché i livelli 5 non sono sufficienti. No, Arbor, vabbè, poco porco in cambio, concetto lo stesso. Quindi adesso, escludendo il 109B, che come avete potuto vedere è un ottimo caccia, non ho nulla di cui preoccuparmi perché l'I-16 non è abbastanza veloce. L'F2A era uno dei miei preferiti, che però è stato nerfato a morte quasi. La R80, come avete potuto vedere, sì, non è migliore come credevo, però comunque in confronto 110B non ha storie. L'I-16 Early, idem, e tutti gli altri, e così via, così discorrendo. Adesso finisce di caricare. Ok, siamo appena partiti. Sembra posizione più o meno analoga alla prima battaglia con il Focke-Wulf 57. E a differenza del Focke-Wulf 57, stavolta mi comporterò come ho fatto con l'AR-68. Cioè andrò verso il porto, starò un pochino più in alto e aspetto. Al primo nemico che vedo, che è posizione accettabile, però do la precedenza ovviamente a quelli che possono darmi problemi, cioè 109B. Troppo vicino, vabbè, non importa, l'ho mancato. Adesso faccio un bello scontro frontale con questo 57 che ha lo stesso punti vita, però come potete vedere col 110B le sue speranze di sopravvivenza sono tendenti a zero, se non quelle a zero, come in questo caso. Dipende tutto ovviamente dalla mira dei giocatori, eh. Se per caso il Focke-Wulf 57 aveva una buona mira e io una pessima mira, probabilmente poteva anche uccidermi. Però, appunto, per fortuna negli scontri frontali non ho ancora una pessimissima mira. Sono inseguito da un 109B, però avendo un boost praticamente il doppio del suo, non mi preoccupo poi più di tanto. Infatti adesso so benissimo che il suo boost è finito già da da tempo, e punto a danneggiare un po' i bersagli, perché non, andando così veloce,
perché appunto dovevo scappare. Non ho fatto tanto danni perché appunto la mia velocità era troppo elevata per pretendere troppo da queste armi. Infatti l'unico problema è appunto quando usate il boost rischiate di andare troppo veloci e ciò ovviamente penalizza il vostro rendimento nei confronti dei bersagli. Invece contro gli aerei avete un enorme vantaggio per grazie alla vostra velocità, perché appunto quel povero 109B mi sta inseguendo da almeno 2 minuti. Eh sì, mi ha danneggiato un po', però continua a seguirmi a 2 minuti. Se fosse stato tipo un aereo qualunque, sarei già morto da un pezzo. Se sono fortunato. Ah, no. Come vedete, essendo un cacciapesante, non potete pretendere dal vostro aereo di combattere in manovrabilità con i caccialeggeri. Dunque, la vostra unica tattica, visto che questo aereo è il più veloce in assoluto in questo livello, come avete potuto ben constatare, perché il 109B non è proprio un pessimo aeroplano. Ed è stato praticamente sconfitto dalla mia velocità altamente superiore rispetto alla sua. Non so dove sia questo ultimo nemico, ma non me ne faccio una... Pro non mi faccio problemi e vado a fare il mio secondo lavoro, distruggere bersagli. Quando dovete distruggere bersagli, non cercate di andare tutto motore. Non usate il boost, così ri si ricarica, perché lasciatelo lì nei casi di emergenza. Come avete potuto vedere, quei 30 secondi di boost mi hanno salvato la vita contro quel 109B. Certo, avrei potuto comunque scappargli, però sarebbe stato molto più lungo e molto più difficile. Avanti, ecco fatto. E adesso, con i tanti secondi di boost che ho a disposizione, accelero il più possibile e poi cerco di prendere quel Focke-Wulf 57 prima che gli altri ci arrivino. Essendo più veloce in assoluto, escluso appunto l'altro 110B, non dovrei avere problemi ad arrivare per primo, nonostante fossi lontano. Altro motivo per cui vi conviene tenere il boost, perché con quei 30 secondi, anche se io ne ho usati solo 18 perché si stava ricaricando, potete raggiungere qualunque punto della mappa senza eccessive difficoltà. E questo in certi casi può esservi utile. Eccolo, perso. Adesso devo girare stretto. Gira, bello, gira, gira. Tu fai giri tondi. No, perché c'è dall'altra parte? Ecco fatto. Come potete vedere, sono riuscito a fare anche una discreta partita. Anche se questo 109B, poverino, mi ha seguito per tutta la partita senza riuscire a distruggermi. Altro motivo per cui vi sconviene impuntarvi, se siete un caccio, impuntarvi contro un aereo molto più veloce del vostro. L'ho fatto già vedere con l'AR-68 quando avevo lasciato, sì, mi pare il P-36, perché ero conscio che l'avrei inseguito invano. E adesso facciamo un'altra, sperando che sia un'altra interessante da giocare. Sembra 345 stavolta, in National Park. Come avevo predetto. E adesso, i 210. I 210 sono molto simili a un aereo di livello 6 che vi mostrerò più in là, anche se non è stato toccato dai cambiamenti. Preferisco aspettare, magari fare gli altri tech tree da livello 1 a livello 5, così vi mostro come sono tutte le varie nazioni nei primi livelli, per poi concentrarmi nei livelli superiori. Al momento, lag 3, 110E, 210, 110. Ok, da qua in su posso rischiare, a parte il lag 3,
meno che non abbia il 37, da qua in giù non ho problemi. Forse 110, dipende come lo usa. Ok, stavo per usare il bus, però no, come vi ho già detto, meglio non farlo e aspettare il momento propizio. Come vedete, questo Hawk 57, 75, scusate, mi sfida frontalmente, ma come vedete è da stupidi. Questo P36 può permetterselo un pochino di più perché ha i 23 mm. Però, in ogni caso, se siete un caccia, vi sconsiglio vivamente di provare sconti frontali. Oh, quel P36 è veramente 23 mm, se no mi farebbe così tanti danni. Però, di nuovo, la potenza del motore mi sta salvando un po' da una situazione abbastanza spinosa. E quando il boost si ferma, cioè quando avete finito la potenza del boost, vi conviene sempre volare bassi, specialmente in questa mappa che ci sono gli alberi, che alle volte il nemico, se va troppo veloce e non sa cosa fa esattamente, rischia di andare a scontrarsi. Però questo P36 sembra abbastanza capace. Ah no, questo adesso si sono dato il cambio, adesso è un 109B a inseguirmi. Oh. Ah, però non ho abbastanza boost per scappargli, sono morto. Quindi l'unica mia speranza è provare a farlo andare lungo. Sì, sono riuscito. Però ce n'è un altro. Ah, che palle. E adesso vi mostro le capacità all'occorrenza di poter combattere in manovra con aerei che teoricamente sono superiori, però ovviamente con meno punti vita di loro, essendo anche loro in 2, 209B. La mia fortuna che sono, essendo sopra la mia base, essendo ancora la mia base intatta, non ho di che preoccuparmi. L'unico mio problema è il fatto che ho pochi punti vita e non posso. Non ho il dono del teletrasporto. Quindi mi affido al mio mitragliere, che comunque, da quanto riesco a sentire, fa dei buoni colpi. Ok, mi sembra che mi abbia mollato. Oh, però arriva l'altro. Che tu coglioni. Quindi devo stare molto attento perché. Ecco, stall warning. Perfetto. Non mi mollare. Non mi de. Ok, last hope. Perfetto. Come potete vedere, se per caso due caccia o più caccia si impuntano contro di te e siete danneggiati, stavolta il mio team ha fatto praticamente niente. Il che è molto rassicurante. Io purtroppo non sono ancora un Jedi, non ho ancora il dono della spada laser, anche se sarebbe carino. Adesso avrò il mondo a puntarmi e spararmi addosso. Infatti non ho avuto modo di sopravvivere. Ho fatto fuori solo un nemico, abbastanza deludente. Vabbè. Ogni partita non può andare sempre bene. Nessuno. Come in World of Tanks dipende molto. Infatti, quando ho visto che il team si stava dissolvendo, ho cercato di concentrarmi sulla mia base, dove attirare più nemici possibili, però purtroppo non è stato. Forse molte di queste squadre erano giocatori bravi, probabilmente. Se no, ah sì, 4 uccisioni, 3 uccisioni. Sì. Vabbè, può capitare. E dopo questo video vi lascio e ci sentiremo domani con gli aerei di livello 5, il 109E e il 110E. Alla prossima!